collaboreremo con Ecco. Ricco e variegato il programma degli eventi che animeranno l'estate a Monbaroccio. L'amministrazione comunale, con la collaborazione della Proloco e di altre associazioni, ha ideato un calendario di appuntamenti che spaziano dalla cultura alla musica, dall'arte alle feste tradizionali, in grado di soddisfare tutti i gusti e promuovere e valorizzare il territorio. Quest'anno abbiamo voluto fare un calendario un po' diverso, senza improvvisare ogni volta e fare eventi di settimana in settimana. Abbiamo voluto, come amministrazione, fare una scelta che entro la primavera dovevamo avere il calendario pronto per quella che è la stagione estiva. Una stagione estiva importante, perché quest'anno, non so se vi è ben noto, ma avremo anche l'800esimo anno della realizzazione del Santuario del Beato Sante, un evento per noi fondamentale nell'ottica di quello che è un percorso culturale, di fede e di valorizzazione di un territorio che è sempre più bello da amministrare, quindi ne sono estremamente lieto. E quest'anno abbiamo integrato dei concerti per ogni fascia d'età, quindi dai più giovani ai meno giovani. Abbiamo creato degli eventi con cooperative sociosanitarie per quella che è la valorizzazione molto legata a quella che è la criticità mentale del nostro territorio, dal Principio Esorbino. Abbiamo fatto tutto questo insieme ad altri eventi, insieme alla Confcommercio, insieme al dottor Varotti e al suo staff. Monbaroccio rientra tra i 21 comuni dell'itinerario della bellezza. A tal proposito è importante il supporto di Confcommercio Marche Nord, che si sta prodigando per la promozione culturale, turistica ed enogastronomica del territorio. Finalmente riusciamo ad avere un interlocutore che parla al singolare per una regione come la nostra, che declina al plurale il tutto. E perché per la prima volta riusciamo a fare un percorso congiunto con un catalizzatore, quello che è la Confcommercio, che riesce ad aggregare una provincia intera. E su questo ci teniamo tanto, perché se pensiamo all'evento di Conterragna, uno degli eventi che realizzeremo quest'estate, a Monbaroccio sarà rappresentata il 21 di luglio presso i giardini di Palazzo del Monte, prevediamo la valorizzazione di un territorio legato al DOP di Cartoceto, cui Monbaroccio appartiene insieme a Coglie al Metauro, Fano e Cartoceto appunto, che va nell'ottica di valorizzare non solo un comune ma un territorio in tutto e per tutto, perché riteniamo che un territorio può essere promosso, il nostro, quello della provincia di Pesaro e Urbino, se proposto in maniera omogenea, se proposto in maniera uniforme, se proposto in maniera unitaria. Quindi questo era l'obiettivo della nostra programmazione. Il Comune di Monbaroccio fa parte dell'itinerario della bellezza da quest'anno e quindi, come consuetudine, tutti gli eventi che si svolgono nei comuni che partecipano al nostro progetto cerchiamo di realizzarle qui da noi per dare anche maggiore visibilità alle iniziative. Quest'anno peraltro Monbaroccio fa un programma molto intenso che mette insieme le tradizionali feste, spettacoli che si fanno un po' in tutte le località, con due iniziative particolari. Una legata agli 800 anni del Beato Sante, quindi sono iniziative più specifiche dedicate agli 800 anni del Beato Sante Brancorsini, questo eremo che figurerà nella prossima edizione, peraltro, dell'itinerario del silenzio e della fede di Confcommercio. E poi c'è un'iniziativa che è realizzata insieme con i comuni di Cartoceto, di Coglie al Metauro, conterranea. Sono eventi legati alla presenza e alla partecipazione di questi comuni nella reale del DOP di Cartoceto, quindi sono eventi gastronomici.